aspetta, ma che cazzo? Sembrava che non faceva ridere. Aspetta, aspetta. Bella, perché eravamo di The Grass. E anzi, oggi sono Darryl e Jesse Pinkman. Io vedo metanfetamine tutto il giorno. E niente, oggi siamo qui con un... Aspetta, guarda che sto a fa... Dove siamo oggi? Siamo a casa tua, dopo tanto tempo che non c'è. Che si trova a? Roma. No, Albuquerque. Albuquerque. Tu sei Jesse Pink. Ma vaffanculo, comunque, sono stato in Polonia per tanto tempo e quindi... No, in America. No, sono stato in Polonia a vendere metanfetamine. Ah sì, a vendere metanfetamine tanto tempo, quindi sono tornato e siamo qui con il mio in segreto. Sì. Comunque siamo qui su In Segreto e dopo tanto tempo finalmente siamo tornati, quindi direi di cominciare subito a leggere i segreti fantastici di Galeazzi sulla Dazza del Fiesso, mentre Jesse Pinkman li legge oddio con me. L'ho ritirato fuori un'altra volta, ma perché? Perché ma c'è, che c'è la doppia personalità. Galeazzi sulla Dazza del Cesso, ma perché? Perché quando Galeazzi fa... Ma che... Cioè... Perché Galeazzi quando caga Dazza del Cesso si mette paura. Sì, fa... vabbè. Aspetta, allora guarda, fammi una non cosa. Non sono preparato. Così, no, vabbè, siccome io non ci vedo, fammo che io leggo donna dei 14 anni e tu leggi il segreto, va bene? Così almeno parteciperò anch'io al video, perché non riesco a vedere. Ok, hai detto donna di 14 anni. Ho deciso che se a 18 anni sarò ancora vergine, la trovo al primo che passa. L'idea di rimanere vergine in zitella mi spaventa a morte. No, trovo, ecco, con piccole troie crescono, dai, così, vai. Siete voi PTS, che no, PTC. Piccole troie crescono, sì. Ieri mio padre si è bruciato con la piastra per i capelli. E il bello è che lui è pure calvo. Papà, inventati una scusa migliore la prossima volta. E con che si è bruciato? Infatti, ah, lo so io con cosa. Gli stavano a mettere tipo il marchio del toro. Ma cosa cazzo c'entra? Sopra, la cosa pelato. C'entra? Beh, l'hanno marchiato con... Ho capito, ma mi spieghi perché lui... A meno che era Stefano Tipo. Ma perché stiamo leggendo dei segreti da zero punti? Perché sono... No, è un bug. Perché dai, su, fanno pena qui da zero punti. È un bug. Qualcuno un bug. Si deve inculare. È chiaramente un bug. Ora scrivo un segreto. Ecco sempre segreti da zero punti perché mi fanno pena. Spesso parlo al mio coniglio con la voce di Smeagol, dicendogli le cose del tipo no, stupido grasso coniglio, o il mio sedano. Il mio sedano. Sembra apprezzare. Vabbè. Ho un bambino di un anno. So di sembrare pazzo, ma lo paragone continuamente a Stewie dei Griffin. Sto cercando di vestirlo allo stesso modo. La mia vita è circondata da libri. Incredibile. Mamma mia. Cioè, pare, questo è l'incipit di un film horror. Non riesco a fare nient'altro che studiare. Vorrei un ragazzo, ma la verità è che le secchione non piacciono a nessuno. Ma. Che ho letto mia madre, però pure mia mamma andava bene. Sono ossessionata dalle caribelli. Che ho sotto le ascelle. Mi piace troppo sentire la sensazione dei peli bagnati dal sudore. State deodorante? Non l'ha fatto davvero, spero. La mattina non riesco a prepararmi per andare a scuola se prima non controllo sul telefono la temperatura e in base a quanti gradi fanno scelgo come vestirmi. Guarda, ma guarda, fanno un po' tutti. Ma fanno un po' tutti, ma cioè... Diciamo che io magari facevo la prova a balcone. Sì, io chiedevo semplicemente ma fa freddo fuori o fa caldo. Però, bah, non è che lo fanno un po' tutti. Però cosa bruci? Sai qualcosa mi alzavo ogni mattina? Che ti giuro, mi sembrava alza bandiera. Che adesso quando sento quella canzoncina, non quella dell'ora esatta, però era simile, quella di uno mattina, raga. Non l'ho mai sentito. Una mattina sì. E ogni mattina io associavo quella cosa al fatto che mi devo alzare presto. Quindi adesso se la sento me ne dico diciamo si alza quando cazzo gli pare. Pensate un po'. A causa di alcune operazioni non ho più l'ombelico. Un alieno è tra di noi. Al suo posto solo una grande cicatrice. Provo un grande disagio e ci soffro molto. E niente, volevo solo parlarne con qualcuno. Da bambina a Natale. Posso... Perché te sei perché fermato? Non me vado, leggere. La mia professoressa di inglese mi metteva sempre tre in pagella. Il segreto? Gli ho cacato sul cofano. Ecco, queste sono vendette. No, cazzo, che no, insulti sul diario. E o sputi dentro il coso. Quando limono con il mio ragazzo... Cioè, quando spremo il limone. Vorrei che mi toccasse il cuore, ma lui niente. Che frocio. Ho scoperto che la mia ragazza frequenza frequenza la mia ragazza la mia raganta frequenza mette 102.5 e la frequenza. Ho vabbè, scoperto che la mia ragazza frequenta un sito porno. Beh, ho visto in quali video ha fatto più uno. Così ogni volta che scopo amo scopiamo a scopo amo imito gli stili e le posizioni di quel video.
Ma ha detto che ultimamente ha degli orgasmi fantastici che sono eccezionali. Ma è un genio, è un gran genio. Donna di 18 anni. Stavo andando al mio ragazzo, che aveva casa libera. Ma ero così eccitata che sono venuta sull'autobus, solo pensando a ciò che avremmo fatto. Anche grazie ai sobbalzi della strada dissestata. Però, certo, vabbè, quindi è arrivata alla scarica. Sì, vabbè, non li ho già dato, sti cazzi. Spesso quando mi sento giù di morale non ho nessuno con cui parlare, parlo da solo anche di argomenti profondi come il senso della vita. Ma ti immagini questa? Perché viviamo? Cosa c'è dopo lo spazio finito? Esistono gli alieni? Tu dici, ovviamente non siamo soli. Giusto? Ok. Ok. E fino a qui concordiamo tutti, spero. A meno che non siate degli idioti. Però vabbè, non siamo soli. Quindi non siamo soli. Io vorrei provare una fottuta droga aliena, perché sicuramente hanno altre droghe. Che effetto? Una droga aliena. Perché mi stai doppiando? Che effetto ti potrebbe... Non mi mette sto coso davanti. Non mi mettere il coso davanti. Vabbè, io direi che siamo arrivati alla frutta con questo video comunque. Ma perché c'è sta un puff, un angelo dentro casa mia? A parte me. Porta bene, è il momento della frutta. Perché stiamo facendo questo? Non lo so, però... Allora, ricordate di comprare le arance, perché sono le arance dell'Airch. Gruppo produttori agricoli. Però, vabbè, colgo l'occasione di vedere le arance... E per parlare dell'associazione italiana contro la ricerca contro il cancro. Perciò certo, andate a comprare le arance. E niente, perché fanno bene, sono buone e farete il bene alla gente. Sì. Questo era un video in collaborazione con l'Airch. No, non è vero, magari ci fosse un video in collaborazione con l'Airch. Comunque, questo video è finito e noi ci becchiamo come sempre al prossimo video. Se vi è piaciuto questo episodio di segreto, lasciamo 5.000 like. Basta che fanno rumore. E ci becchiamo al prossimo video. Tra 50 anni ci becchiamo. E lo vedremo, ci becchiamo al prossimo video. Bella. Ciao.